E salve a tutti amici, sono sempre io Gold e benvenuti in questo nuovo episodio di RimWorld. Spazzini planetari, gente, stiamo andando avanti. Non al passo che vorrei, perché comunque stiamo andando avanti a passo spedito, ma non così tanto spedito. Sono partito direttamente con l'immagine della pulizia effettuata sulla mappa. E come potete vedere siamo a metà strada per la pulizia che avevo ordinato la scorsa volta. Quindi lo scorso episodio. Detto questo, mi avete dato dell'ottimo feedback anche sulla prigione. Mi avete detto, Gold, fai le stanze singole. Ragazzi, faccio le stanze singole qua, di prigionieri ce ne stanno due e vivono benissimo perché hanno ognuno il proprio bagno, quindi non mi pare il caso. E penso che la terremo così. Cioè, rischieremo spesso come si chiamano? Aiuto, le rivolte, mettiamola così. E se effettivamente così sarà, allora farò un'espansione che sarà tranquillamente questa. Capite? Così. E allora lì sì, potremo fare poi un corridoio con almeno 3-4 celle. Detto questo, mi avete consigliato anche di sfruttare questa zona qua. Io in questo momento non so proprio cosa farci. A parte, vabbè, bruciare eventuali cadaveri che in questo momento sono qua. Non saprei proprio. Una cosa in realtà che vorrei fare, però devo vedere se l'abbiamo sbloccata, sono le washing machine, le lavatrici, perché guarda, tutto questo ottimo loot che non possiamo utilizzare, perché è tutto sporco di cadavere e quindi non mi pare il caso. A questo punto potrebbe essere il caso di collegare magari queste due zone. Si potrebbe fare così. Vabbè, io gli dico di farlo. Tanti mi state dicendo, Gold, la Rimatomics, regà, che Rimatomics ancora? Non ci abbiamo i fondi. No, non è vero. Ci abbiamo due persone che ricercano. Dovrei boostare parecchio questa cosa qua. Però vabbè, adesso andiamo avanti, vediamo un po' che succede, ok? Vediamo un po' che succede. Non vorrei mettere troppa carne sul fuoco. Multi air split conditioning. Oh, in realtà è multi split air conditioning. Non c'ha senso quello che ho detto io. Va bene, adesso facciamo le wash machine. Fate le wash machine, allora poi andiamo. Wheat plant. Allora, multi split air conditioning. Che cos'è? A cosa serve? Come mi chiamo? Franco. Allora, hygiene non è qua, sta in temperature. Vi spiego velocemente come funziona. Allora. A noi servono queste unità qua, che sono i condizionatori esterni, sono praticamente l'esterno dove si dissipa il calore. E sto pensando un attimo dove metterlo, mettetemi ansia. Ma sì, facciamo qua. Ok. Poi dobbiamo fare aircon pipe, che sta per air conditioning pipe. Air conditioning pipe. Non so dove farlo passare. E lo facciamo arrivare di qua, mentre da questa parte c'è praticamente già alla ghiacciaia. Eccolo qua. Così possiamo togliere il cooler. Fatto questo, poi dobbiamo mettere le walk-in freezer unit, che devono essere giustamente collegate all'aircon pipe. Ed infine ci serve l'aircon. No, in realtà questo no. Non so perché lo devo. No, questo non ci serve. Questo qua praticamente è per le stanze, in caso ci fossero problemi, tipo, sapete la heat wave che abbiamo avuto qualche episodio fa? Ecco, queste qua sono i condizionatori. Raga, sono i condizionatori. Questo che volevo dire, sono i condizionatori. Ok, qua ho fatto. Gli ho detto di smantellare la porta, perché se tengo la porta qua non vanno. Cioè, non vanno in giro i prigionieri. E a me serve che vadano in giro i prigionieri, perché devono andare a cesso. Oh, ma ancora non è arrivato un sanguofago, ma allora. Qualcuno nei commenti mi ha chiesto, ma che cos'è un sanguofago? Cosa fa? Il sanguofago è una razza totalmente a parte. È un vampiro praticamente, ok? Quindi è dotato di un fantastico metabolismo, prima di tutto. E super forza, delle skill particolari. È molto molto bello. Volevo spiegarvelo il giorno in cui sto stronzo sarebbe apparso. Fosse apparso. Sbagliato il tempo verbale, fa niente, avete capito il concetto, l'importante è quello. Però lo stronzo non è ancora apparso, quindi camma fa, niente. Dobbiamo aspettare, sperando che si presenti. Però mi sembra strano che non si sia presentato,
davvero tanto. Mi avete chiesto anche se si posso fare più rumbini. Assolutamente sì. Cioè abbiamo due slot, quindi bisogna fare il subcode, subcore encoder, due basic subcore, e poi bisogna fare due clean sweeper. Ah, stiamo facendo ancora le torrette. È vero che la scorsa volta ci siamo lasciati così. C'erano le torrette. Braz, the permanent carry to the charger. Non ci vanno in automatico sti scemi. Auto repair. Dovete andarci. Allora. Oh, stanno facendo la penoxicillina? Oh yes. Quindi qua l'hanno costruita, va bene. Quindi hanno costruito anche tutto il condotto. Mancano gli ultimi due pezzettini di condotto e ovviamente le aircon outdoor unit. Loading mech gestation resources. Vai, vai, vai. Ah! Quanti siete? Da dove siete? Da dove venite? Allora. 3, 2, 5. 3 di qua. 4 là sopra. E la Madonna. Ma allora? No, non ci credo. Ailey è rimasta lì bloccata. Not assigned to constructing, per lo più. Per me ci puoi rimanere là dentro. A parte che penso che già le torrette se ne prenderanno. Cioè, faranno i loro danni. Il problema è che vogliono aggirare le nostre difese. Cosa significa? Questa potevate finirla di costruire. Comunque mannaggia a voi. Oh, io sto a capo in cazzo. Ma tu c'hai il Doomsday Rocket Launcher? Direi proprio di no. Mannaggia a te, porco Giuda. Ecco, Ruzan, vai qua. Chi è che sta sparando, facendo... Non ci sto come in cazzo, vi giuro, non ci sto come in cazzo. Allora. Porcaccia la puttana. E questa, mi dispiace, YouTube, ma non è censurabile. Perché veicola il concetto. Quali stanno scappando? Benissimo. E questo se l'ha fatto Ruslan da solo, non per dire. Come va qua sopra? Qual è che stanno scappando? Questi, perfetto. Ma che cazzo stai sparando le EMP? Ma vattene, vaffanculo, va. Le EMP contro... Madonna, madonna. Ah, tu hai finito le munizioni, non mi dici niente? Ce la stiamo facendo? Per favore? Morte in due ore, ma mi sa che si salva fino a qua. Però... Vabbè, va, basta. Posto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Hai visto, Eli? Tutto a posto. Ora stai calma. Mangia. Vatti a fare una doccia. Molins, cosa c'hai? High harvested organs. Ma sì, ma che te frega. Ma sì, ma non ci pensare, bro. Non ci pensare. Lo faremo soltanto d'ora in poi su cadaveri freschi. Medically extract organs. Facciamo così, va. Do forever, dettagli. Le medicine utilizzi soltanto. Ecco, queste qua normali. Grazie. Wash machine. Abbiamo fatto le wash machine. Le wash machine. Wash machine. Rimefeller. No. Presterix. No. Vanilla. Expanded. A sto punto faccio pure un crematorio per questi cadaveri qua. Cioè, tanto un attimo si bruciano lì. Quindi, vediamo. Sta funzionando? Target temperature. Meno 4. Però, cioè, oddio. C'è una cosa. Scendiamo a meno 18. Grazie, sì. Meno 18 e vediamo se dobbiamo aumentare la potenza. Cooling usage. Facciamo così, va. Increase power, perfetto, risolto. Risolto. Allora, abbiamo finito anche le modern furniture. Va bene, ok. Lancia qua intanto.
Andiamo su. Wow, 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 wow. No, non siamo pronti ancora per questa roba qua. Vabbè, ci togliamo un po' di ste stronzate, dai. Poi passiamo alla rima Atomics. Aidin Runcharn. Va bene. Se riuscissi ad avere un ricercatore in più, cioè, sarebbe molto meglio. Hanno fatto le wash machine. Allora, shields non mi interessano, il resto sì. Boh, a posto, adesso queste qua le copio. E le incollo dappertutto, benissimo. Così possono caricare le lavatrici, il problema è che non c'hanno l'acqua. Ah no, sì, ce l'hanno, per qualche ragione ce l'hanno. Passavano già da lì le tubature. Allora, io gli ho dato l'ordine di strip. Teoricamente dovrebbero riuscire a fare tutta sta roba qua e andare a prendere le cose. Sì, cioè dire che non sono proprio in buone condizioni, però... Vabbè, qualcuno dovrebbe farlo, insomma. Adesso ci togliamo tantissime ricerche da mezzo. Così poi, se non è fine di questo episodio o inizio del prossimo, iniziamo la Rima Atomics per l'energia, perché non posso continuare a bruciare combustibile fossile. Ok, fantastico. Abbiamo espanso il laboratorio. E niente, Mullins c'ha un tantrum. Spacca roba, sì, spacca il cazzo che vuoi. Abbiamo la prima farina, la prima farina. Questo è interessante, questo è interessante, sì. Però bisogna iniziare a fare... Dov'è stoccaggio? Storage, eccolo qua. Food basket. Yes. Oh, hai finito. Che poi deve riparare qualcun altro. Ride. Ok, da dove? Sembra che arrivino tutti da qua. Quindi andate tutti là. Ok. Per dove sono arrivati non dovrebbero esserci problemi nella difesa. Ok, scappano. Ok, qua dentro adesso possiamo decisamente bruciare tutti i cadaveri. Questa la blocchi e tu te ne vai. Qua teoricamente dovrebbe bruciare tutto, creare un fumo della Madonna. Non mi fa vedere niente, aggiungerei. Però dovrebbero bruciare la maggior parte dei cadaveri. I primi organi che non sanno dove mettere. Fantastico. Li facciamo mettere qua. Body parts. Vai. Tutto. Plate armor finita. Stavo guardando prima che manca un po' di roba. Dovesse succedere niente, io faccio fare un po' di ricerche così e andiamo avanti, insomma. Tanto oggi registro fin quando non hanno finito qua di pulire. Potrebbe essere lunghetta ancora come cosa. No, vabbè, va bene. Inizio a preparare la cucina per accomodare le prossime tecnologie. Tecnologie, scusate. Sì, tecnicamente è la parte, cioè la parola giusta. Cioè, dalla parte di Cooking Expanded, dove dovremmo fare condimenti, zuppe, fritture, grigliate e soprattutto le cose inscatolate. Perché quello è abbastanza importante. E è una bellissima mod della Vanilla Expanded, che penso approfondiremo parecchio, principalmente perché ci dà la possibilità di creare del cibo, cioè di fare del cibo, di lavorare del cibo in modo tale che diventi un po' più appetibile e molto più di valore. Wow, 93. Mannaggia, Eli ha sviluppato una sua fazione alla Psychite, che non è il massimo, Qua ho fatto fare un'altra espansione con tutti i vari food basket.
perché questi qua saranno il principale stoccaggio di ogni coltura diversa che coltiveremo appunto quando inizierò a fare la produzione della Vanilla Expanded, quindi tutte le varie colture particolari. L'unica cosa è che, da come vedo adesso, mi sembra che siamo un po' indietro. Però vedremo, vedremo. Ah, stanno facendo il lavoro con le lavastoviglie. Sì, con le lavastoviglie, con la lavatrice. Pensavo non lo facessero. Invece, eccolo qua. Guardate qua quanta roba bella, nuova, pulita. Fantastico. Questa si vende, si vende anche bene. Magari non tanto perché sono molto rovinate. Però, ehi, guardate qua. Cioè, tutta roba che abbiamo guadagnato semplicemente da i... Fa strano dirlo ad alta voce. Dai cadaveri. Però se si occupano di questo significa che bene o male possono occuparsi anche di altro. Perché hanno tempo, evidentemente. Mina ha fatto il 5 di Intellectual. È ottimo come cosa. Benissimo. E hanno sistemato anche la cucina. Wake up production. Gorgeous production. Buono, perché stiamo arrivando più o meno dove eravamo come ricerca, così poi possiamo passare alla Rimatomics. Qua ci fate i Simple Bake. Do until you have 100. Vediamo quali sono gli ingredienti del Simple Bake. Ok, possono utilizzare le cose inscatolate che noi ancora non abbiamo. Ovviamente la farina. Eccola qua. Prodotti. Ok, vegetale. Ok, va bene. Nel fine invece ne richiedono più di uno. Quindi vediamo cosa riescono a fare. Per adesso mi sembra che stia facendo il semplice simple bake, cioè farina, come se stessi facendo del pane. Infatti quello che sembra è proprio pane. Però va bene. Questo perché evidentemente, evidentemente, basta guardare i frighi, non abbiamo proprio tante materie prime alimentari. Però ecco, già questo qua è uno dei cibi in più che abbiamo come varietà. E poi quando esploreremo per bene la mod, vedrete che c'è molto, c'è molto che può, che, su cui si può lavorare su quella mod, con quella mod. Ah, ok, sì, vi spiego cos'è che ho fatto e perché sono scomparse tutte queste, tutti questi capi di vestiario. Ho aggiunto qua all'Electric Tailor Bench due opzioni: il Recycle Apparel. Penso che sia la pronuncia, vabbè, comunque. Da una parte smantelliamo tutto ciò che ha qualità pessima, povera. Dall'altra invece smantelliamo tutto ciò che è da 0,49 hit point, che è quando si ottiene praticamente poi il Tattered Apparel. Wastepack Retaliation. No. What the fuck do you mean? No, fa la stessa cosa che facciamo noi. 165. A pezzo de merda. E io te la rilancio indietro. Però te la lancio più vicino. Starci qua, guarda. E cazzo me ne frega. Fantastico, perché tutti i wastepack che ci avevamo mandato glieli stiamo rimandando indietro. Con ovviamente la nostra aggiunta, perché sì, mi sono arrabbiato prima che mi hanno mandato i wastepack, però effettivamente glieli stiamo lanciando vicini. Beh, anche lì, glieli stiamo lanciando vicini, non è che li stiamo lanciando in casa. Potrei. Dovrei. Dovrei. Cazzo, sì. Dovrei, come? Esatto, sapete cosa? Diamo il carburante al massimo. Ci mandiamo a bagno con il camp fuel. Ma non me ne frega un cazzo. E adesso questi te li lancio davvero a casa. Pezzo di me. Questa non la voglio fare. Mo ci credo che ti incazzi. Polluted base, giustamente. Mi devi odiare? Odiami per bene. Fammi causa. Ma ci siamo? Oh, ci siamo quasi. Sta arrivando l'ultima parte di rumbini. Vai, vai, vai. Andate, rumbini. Rumbetti. Rumbellissimi. Vabbè, guardate qua. Cioè, un bel parallelepipedo in più questo. Un bel rettangolone in più. Ecco, questo non ci voleva. Mechanoid class. Caccia la puttana. Però, 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 guardate quante unstable power cell che ci sono.
Ci sono parecchi unstable power cell. Se riuscissi a mandare tipo non Ruslan, ma sì, forse proprio Ruslan in realtà, con un bellissimo Doomsday Rocket Launcher, così proprio per chiudere l'episodio facendo il botto, sperando di non fare davvero il botto, cioè almeno non noi. Mica male, eh? Mica male. Mica male per niente. L'unica cosa è che adesso arrivano tutti gli altri. Aia. Vabbè, ma abbiamo le difese, dai. Sti Lancer maledetti. Ah, aspettate, ci sono torrette? No, parrebbe di no. Posto? Ben fatto. Buono. Quello che è rimasto ce lo chiappiamo. Ok, quindi qualcuno che rischia la vita? 24 ore, Ruslan no. Benissimo. Ed è fatta! Ci siamo! Abbiamo pulito l'intera zona... L'intera. La parte nord sopra la base. Fantastico, fantastico davvero. Adesso penso non ci sia nemmeno troppo da lanciare. Esatto, abbiamo 20, quindi un carico semplicemente. Sono contentissimo. Per quanto riguarda le ricerche, adesso siamo praticamente arrivati a dove siamo. Siamo praticamente arrivati a dove dovremmo essere. Quindi prossimi episodi iniziamo la Rimatomics. Parte energia, quindi reattore nucleare da mettere sul prima possibile. Andando avanti inizieremo con le armi invece. Le armi che tutti voi apprezzate e mi chiedete sempre. Però io per adesso termino qua, vi ringrazio tutti tantissimo per avermi seguito, vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate di questo episodio. Mi raccomando, stiamo facendo progressi, non velocemente quanto vorrei io, perché fosse stato per me avremmo già pulito metà della mappa, però è un processo lento, quindi c'è poco da fare. Voi fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Vi ringrazio ancora per la visione, sono Golden e noi ci vediamo con i prossimi video. Bye bye.